Ancora in diretta da Settimo Torinese per questa quinta prova della Phoebus Open. Siamo agli ottavi di finale. La partita che vi proponiamo è un derby piemontese atteso da tutto il pubblico che è arrivato in questa bellissima sede di gara per questa ultima prova della Phoebus Open. L'incontro che vi proponiamo è assolutamente di cartello e ci si gioca un po' tutta la stagione. Spadaro ha messo al sicuro la categoria dei nazionali, però chiaramente vuol cercare di partecipare alle qualificazioni del campionato italiano dei nazionali che si svolgeranno in quel di San Vincent, mentre Andrea Aragonesi la categoria dei nazionali l'ha conquistata con molta semplicità, soprattutto dopo che ha avuto la meglio nella prima prova di tutti, partendo dalle qualificazioni 12 vittorie per 2 alla prima prova della Phoebus Open a Gallipoli. Ha raggiunto subito l'obiettivo di entrare nei nazionali, però ha un sogno, quello di arrivare tra i primi due della classifica e aggiudicarsi addirittura il doppio salto nella categoria dei professionisti. Qui con me, alla mia sinistra, il presidente della Regione Lombardia, il CT della Nazionale. Basta? Basta assolutamente. Basta così? Ciao a tutti. Buongiorno, Stefano Gibertoni. Ciao Nicola. Senti, parliamo un po', ho accennato un po' delle finali del gran finale di San Vincent che si svolgerà dal 12 giugno fino al 24 giugno, dove ci saranno davvero tantissimi giocatori che arriveranno da tutta Italia a contendersi i titoli di categoria. Assolutamente sì, le prime risposte che stiamo ricevendo attraverso le iscrizioni sono assolutamente di livello. Quindi la partecipazione sarà massiccia, sarà addirittura superiore rispetto agli altri anni, perché quest'anno per la prima volta chiunque degli atleti che non si qualificano di diritto ma che hanno... Tanto applauso del pubblico per l'apertura di questo bellissimo incontro. Scusami Stefano. Sì, piccola parentesi, fammi esternare anche, come dire, delle belle parole per questo set di Phoebus TV e soprattutto per la partecipazione di tanta gente. Quando la partita è bella, guarda quante persone che sono a vedere. Voi vedete solo una parte del pubblico, sì. Ce n'è altrettanto dietro le telecamere e di fianco. Niente, stavamo dicendo che per la prima volta tutti gli atleti che non si qualificano di diritto dalle prove istituzionali, ma che ne hanno almeno fatte 3, possono partecipare a una selezione che ha in paglio gli ultimi 16 posti disponibili del torneo principale delle varie categorie di prima, seconda e terza. Quindi le iscrizioni stanno arrivando, è segno che la partecipazione a questo evento sportivo è di gradimento assoluto e quindi niente, adesso si stanno finendo di fare le varie organizzazioni, fra le quali bisogna ricordare questa possibilità che per la prima volta è stata creata, che è quella di usufruire per tutti gli atleti qualificati di un voucher che può essere riscattato prenotando direttamente le strutture alberghiere. Per direttamente si intende non passare dai vari siti dedicati tipo Booking o Trivago, quindi si chiama direttamente gli alberghi, si prenota, gli atleti quando arrivano in direzione di gara ricevono questo voucher virtuale che gli viene scalato nel momento che loro fanno il check out negli alberghi, e del valore di 60 euro. Okay? Alberghi che sono, c'è una lista nel sito Phoebus, sono solo quegli alberghi convenzionati che sono, tra l'altro, sì, sembra molti a San Vincent e sei a, sì, Châtillon, che è subito togli accanto solo perché sono praticamente tutte le strutture alberghiere di San Vincent e dintorni, quindi si può scegliere fra le varie categorie degli alberghi, ognuno sceglie quello che vuole, insomma. Sì.
E quindi poi dopo coloro che vincono le batterie di qualificazione per entrare a far parte delle finali di quegli atleti già qualificati, poi al momento della vittoria gli sarà consegnato anche a loro. Maturano il diritto di ricevere un voucher e quindi anche loro lo possono esigere nelle varie strutture alberghiere. Quindi ci sono rimasti davvero pochi posti sia per le categorie di base e anche per la categoria dei master. Le iscrizioni sono possibili fino al 20 maggio. Assolutamente. Al termine di questa giornata di gara si conclude questa quinta prova Phoebe's Open. Si elaborano immediatamente le classifiche, quindi al 99% entro domani riusciamo a pubblicare la classifica ufficiale e quindi ci saranno i 16 atleti di prima categoria primi nella classifica che maturano il diritto di partecipare nel tabellone principale, quindi sono atleti che non vengono conteggiati nelle varie qualificazioni delle varie regioni ma si qualificano direttamente alla Phoebe's Open. E stessa cosa dicasi per gli atleti master. Dalla classifica Phoebe's Open i primi 28 hanno diritto di partecipare alla fase finale del campionato italiano master. Tutti gli altri master invece che hanno fatto almeno 4 delle 6 prove previste del circuito possono accedere alla selezione. Quindi 5 prove, 5 Phoebe's Open più il Grand Prix di San Benzano. Perfetto. In aggiunta ci sono, quindi, anche 4 master prenderanno, scusa intanto ti interrompo, Garuffa perfetta di Spadaro 6 punti, quindi altri 4 master avranno il diritto di andare a far compagnia agli altri 28 che sono i primi 28 della classifica della Phoebe's Open. Assolutamente. Discorso leggermente diverso invece per i nazionali. Dalla loro classifica, dalla classifica Phoebe's Open, i primi 12 sono gli aventi diritto del tabellone. Dalla 13ª alla 28ª posizione invece accedono a una qualificazione che ha in palio gli ultimi 4 posti del tabellone nazionale. Per andare a far poi un tabellone da 16 eliminazioni diretta. Assolutamente. Poi qualora il vincente del campionato italiano dei nazionali risultasse o il primo, e abbiamo capito con Bianchi che il primo sarà sicuramente Daniele Montereali, o il secondo, si scalerà sul terzo della classifica della Phoebe's Open. Mentre per quanto riguarda i pro, giocheranno a San Venzano e la pool finale sarà una pool finale diversa dallo scorso anno e dagli scorsi anni, perché accedevano ai primi 8 ma accedono ai primi 6. I primi 2 hanno un turno meno e sono già qualificati per la semifinale. Perfetto. Mentre dal terzo al sesto faranno una partita dell'acqua abbinati a somma 9, sesto, terzo. Una partita di spareggio, perché dell'acqua è proprio brutto. Da dire basta. Quindi giocheranno un quarto di finale, sì. Ci saranno due quarti di finale a somma 9, tra il terzo e il sesto, sì. il quarto e il quinto. E andranno a far compagnia al primo e al secondo che attendono sulle semifinali. Per quanto riguarda invece il playout dei professionisti, sarà giocato a San Venzano il giorno mercoledì 20 nel primo pomeriggio. Adesso poi tutti i dettagli ovviamente li comunicheremo alla fine della quarta prova Phoebe's Pro che si tiene lunedì e martedì 14 e 15 di maggio, quindi domani e dopodomani. Questo playoff prevede la partecipazione dei 3 atleti che si posizioneranno in classifica 13esimo, 14esimo e 15esimo. Questo girone italiana decreterà quali sono i 2 atleti che scendono di categoria. Quindi di 3 se ne salva solo uno. Di 3 se ne salva solo uno e quindi assolutamente. E faranno posto ai primi 2 della classifica Phoebe's Open e il vincente del campionato nazionale. Sì. Poi ci sarà sempre, verrà riproposto come lo scorso anno al Palavela il campionato seniores,
cui possono accedere i giocatori che hanno compiuto 65 anni fino al 31 dicembre. 31 dicembre, perfetto. Vedo che sei preparato, Nicola. Sì, diciamo che il consigliere federale Andrea Chiesura mi ha fatto una lezione proprio telefonica e telematica importante. E devo dire che te l'ha fatta bene, perché i risultati si vedono, sai, tutta memoria. Però insomma ho studiato. Bravo. Poi c'è il campionato a coppie di tutti i doppi, che quest'anno avrà un'importante novità, perché non verrà fatto in concomitanza alle pool finali dei professionisti, quindi anche coloro che disputeranno la pool finale dei professionisti potranno fare il campionato a coppie dei tutti i doppi. Ricordiamo che c'è un'unica, scusa se ti interrompo, un'unica prescrizione per quello che riguarda il campionato italiano a coppie. Le coppie non possono essere formate da atleti professionisti nazionali insieme, okay? E questo è uguale all'anno scorso. È uguale assolutamente all'anno scorso. La formula di gioco è di 2 su 3 su 100 tutti i doppi. Per quanto riguarda i seniores, giocano 2 su 3 a 400 a semplice doppi. I master giocano con la stessa formula della FIBIS Open. Le prime categorie giocano 2 su 3 ai 100, mentre le seconde e le terze categorie, così come le donne, il campionato femminile, che ha iscrizione libera, verrà giocato 2 su 3 agli 80 punti. Manca solo i nazionali, che è un 4 su 7 ai 60 punti. Me ne vado immediatamente, è inutile che sto qua, non servo assolutamente. Bravo Nicola. Insomma, penso di aver studiato bene la lezione a casa. Assolutamente. Ma concentriamoci su questo incontro, piccolo vantaggio per Ragonesi di 4 punti, 19-15. Cederai la tua cuffia al mio socio, che fino adesso ha giocato un po' a biliardo. Con risultati, lasciami dire, molto modesti. Dai, insomma, un saluto. Ci sta a difendere da Marcolina la bella. Assolutamente. Dai. Un saluto a tutti, arrivederci. Grazie Stefano. Ed eccolo qua, il mio socio, dopo aver giocato un po' a biliardo, torna nella sua postazione naturale al commento. Sì. Mi sono anche mediamente divertito oggi. Allora, sì, assolutamente. Io ti dirò, oggi sono stato bene senza di te, non lo so. Ah, va bene, allora mi devo giusto il tempo di salutare gli amici. No, guarda, ho commentato delle gran belle partite. Gianluca, d'altronde era anche prevedibile che il livello si alzasse, perché sono entrati in pista i nazionali, quindi sono state davvero delle gran belle partite. Siamo in diretta dalle 10, circa 6-7 ore di diretta, dove abbiamo offerto davvero un grande spettacolo ai nostri appassionati che ci seguono da tutto il giorno. Ti dico la verità, mi è dispiaciuto che la partita con Paolo non sia stata giocata in streaming, perché è stata una bella partita, almeno sotto il profilo del gioco. Mi sono davvero divertito. Poi perdere con Paolo è assolutamente cosa fattibilissima, anzi. Però tra me e lui ci sono sempre state delle belle partite, anche perché fondamentalmente c'è un rispetto di fondo e un'amicizia pluridecennale. Quindi va bene così. Mi sa che abbiamo staccato un bigliettino per andare a giocare San Vincent, quindi sono contento, dai. Bene, partita assolutamente di cartello tra due ragazzi molto giovani, un po' più giovane Ragonesi, qualche anno di esperienza in meno, però un pronostico, Gianluca. Ragonesi si sta giocando il tutto per tutto per la categoria De Pro, è ancora in corsa perché è quinto. Spadaro si sta giocando solo la categoria, ma penso che sia salvo Spadaro ormai con i punti che ha. Era 44esimo, sì. Allora salvo. Ha vinto due partite, giusto? Sì.
penso che stia giocando, secondo me, l'ingresso a, a quello che hai raggiunto tu, appunto le qualificazioni per entrare a far parte dei migliori 16 nazionali che quello lì c'era un po' distantino come obiettivo, perché è abbastanza attardato come, come punteggio. Però voglio vedere, guarda, sono curiosissimo di vedere Andrea come... come reagisce alla tensione di giocare in casa e di giocare davvero questa volta per un obiettivo. E mi piace, sono curioso di vedere come gli partiranno le steccate, che di solito sono limpide e cristalline, se anche lui sente un pochino... un po' di pressione. La pressione, la tensione. Fino adesso abbiamo avuto sul biliardo televisivo un giocatore tesserato proprio a questo CSB, al Circolo Borgonovo di Torino, che è Ciro Lestino, che ha avuto la peggio di uno straripante Simone Soresini. Simone Soresini che sta attraversando un periodo di forma magnifico. Perché sì, Simone Soresini che poi ha trovato uno scoglio... insormontabile, Andrea quarta nella finale del Campo Marte e oggi ne ha trovato, una, ha trovato un altro scogliettino pesante a tale pezzo. Riccardo no, 3-0, ma io stavo guardando qualche steccata perché giocavano sul biliardo accanto al mio, c'è un nuovo che fa davvero paura. 3 di calcio per Aragonesi, c'entra in pieno il castello tra birilli. 27-23, quasi un tifo da stadio per Aragonesi. Sì, qua, c'è anche se per Paolo Spadaro c'è simpatia, perché anche lui è questa sfila via lunga torinese. Se quel pallino non gliela accomoda, anche se qui Aragonesi deve forzare sul filotto di prima, ma per realizzare non penso che abbia molti problemi qua Aragonesi. Forte di un vantaggio di 9 punti, è già più di metà partita. Bravo, probabilmente non lo guarderai neanche, infatti, perché l'unico, se ci pensi, l'unico impatto negativo su quel pallino è il prenderlo perfettamente pieno. Tutte le smezzate potevano dare buoni, una parificazione alta nel caso di una smezzata nel quadrato di destra rispetto alla, alla telecamera e questo nel quadrato di sinistra. Buona esecuzione davvero. L'ha pagata cara quella piccola imperfezione sulla forza. Non piccola. È stata abbastanza abbondante. Errore grave. 44-22. Aragonesi lo sai, qua potrebbe giocare anche il calcio di traversino su veloce, pallino, sul pallino. Sì. Sul pallino e sfruttare la deviazione del pallino verso il castello. Qui socio bisogna averne visto tanto di biliardo, eh? Si accontenta del pallino da 3, che è sicuramente un buon bottino e sicuramente non, non scompone il gioco, anzi obbliga a Spadaro a dover prendere una prolunga. Guarda, ti dico, se avesse visto anche quella scelta lì mi avrebbe spaventato, perché mi hai anticipato di un nanosecondo nel dirlo, però se l'avesse vista mi avrebbe spaventato davvero, perché... è comunque segno di esperienza, di tante ore di gioco. Intanto Spadaro pennella questa raddrizzata di 3 passate scarse, guarda come apre diminuendo la forza la traiettoria della biglia di Aragonesi sul filotto di terza, capolavoro di Spadaro. 47-30, striscione. E la prende al cuore questa biglia Aragonesi. 8 punti. Strepitoso Andrea. Dopo quel capolavoro su quella raddrizzata, gli risponde così Aragonesi. Striscione ad andare leggermente avanti alla sponda corta. Incollato alla sponda corta. E qui Spadaro non è da meno, questa è una gran bella esecuzione. Va vicinissimo a fare, a replicare la conclusione precedente. 4 punti, la metà di prima, ma forse era molto più difficile questa dell'altra. 5 a chiudere per Aragonesi.
che forse non vede l'angolo. Ma tutto sommato non è male. Si può tranquillamente fare un tiro, per me, fare un tiro interlocutorio. Ma sai l'importante per... Interlocutorio relativamente, perché c'è anche il castello in questa situazione. Era importante magari fare un birillo, ma insomma non scompone il gioco, allunga le biglie. Chi deve prendersi qualche rischio non è sicuramente lui, ma è Paolo, che qui rischi non se ne prenderà, giocherà un passaggio difensivo. La bricolla, non ha passaggio. Cercando di sfruttare anche la posizione del pallino. Qui è grosso al volo. Vediamo se è più orientato al volo oppure verso la garuffa. Sembra orientato anche verso la garuffa, no? Adesso dirige la sua attenzione solo alla sponda lunga, ma non per battere la garuffa, ma per andare al volo. Sai cosa è andato a vedere? Il punto del pallino. Il punto del pallino, per vedere a che distanza passa. Perfetta. Diminuisce questa. La forza. Bravissimo. E torna in difesa trasversale. 55-34. Qui difficile la replica di Paolo, perché se la gioca di 3 salta verso il pallino da 4. Secondo me deve tirare direttamente sulla biglia, sulla palla di una, creare un castrarsi di 2, trovare un raddoppio, ma c'è il punto vuoto nel mezzo di passaggio. Così, se avesse preso un filo più grosso poteva fare il passaggio difensivo. Ma era davvero difficile salvarsi qua, Vediamo se non gli batte il cuore. Anche no, dici. Tra l'altro c'è anche quel pallino che gli dà mano per chiudere. Il pallino non lo guarda neanche. No, ha tagliato a 10 sinistra. 10 punti, sì. Senza effetto. Sarebbe andata naturalmente alla sua pallina. 2-3-5, sì. Quindi diventa un filino più difficile, ti porta. Era un filo spostato, generava dalla lunga la traiettoria della biglia, quindi senza effetto era un leggermente più difficile. Mi sembra che di difficile ci sia poco per questo ragazzo. Tutto molto bene nella prima partita per Agonesi. Vediamo, intanto chiediamo al nostro regista se ci propone il tabellone aggiornato. Vediamo un po' quali saranno gli accoppiamenti a venire. Agonesi ha la biglia gialla, non ha la biglia bianca, infatti glielo fanno notare all'arbitro che provvede subito a invertire la biglia. Prego. Sarò ripetitivo, ma Andrea, più lo guardo e più mi piace. Sto attendendo di vedere la dimensione definitiva di Andrea Aragonesi. Secondo me è ancora in evoluzione. In evoluzione soprattutto. No, parlavo, non ci ho messo il soggetto. Parlavo dell'evoluzione anche stilistica, no? E voglio vedere come si definirà in via... nel tempo, diciamo. Da solo ti sei capito? No, di come sistemerà. Non mi piace molto, è una critica così buttata là, però non mi piace molto come tiene le gambe. Cioè, ha una steccata talmente tanto bella che quelle gambine lì piegate, non giustificate neanche da un'altezza incredibile. Non pronto mi piace. Il tabellone, Mirko? Eccolo qua. Allora, per completare gli ottavi di finale, guarda, c'è un qualificato ai quarti che è Stefano Della Torre. Per completare tutto il tabellone si attende solo che finisca il match tra Macere e Martinelli, che è in via
nella via finale, perché Maceri avanti 2-1 e a 56 contro 35 David Martinelli. Quindi Paolo Marcolini sta giocando contro il dottore Silvano Cicute, Torres se la vedrà contro Mignolo, Rizzo Giachetti, poi Auletta Scorza. Questo incontro ve lo stiamo proponendo ed è già in corso da un po', sono al terzo set, tra la partita tra Alibrandi e Ferrario. Il primo qualificato a quarti di finale, come vi ho detto, è stato Della Torre, che ha battuto un Drago che oggi era davvero in spolvero, perché ha battuto prima Di Mola sul televisivo e poi ha battuto niente poco di meno che Daniele Montereali. Ha avuto la peggio poi Allora, ci comunica, facci rivedere un attimo il tabellone, Mirko, almeno faccio anche la comunicazione che tu hai fatto in cuffia. Qualora dovessero vincere il proprio incontro nuovo... Nuovo l'ha già vinto, aspetta... No, dovessero arrivare in semifinale Rizzo e Nuovo, sì. Sarà un autentico spareggio, perché chi vincerà, qualora dovessero vincere due incontri, non uno ma due, qualora vincerà sarà uno spareggio praticamente, ci comunica Mirko, perché sono secondi e terzi appaiati in classifica, quindi chi vincerà diventerà professionista, quindi sono loro che sono ancora in corsa e hanno le maggiori probabilità di arrivare. Qualcun altro di questi signori in gioco? Della Scorza ce la può ancora fare? Chiaramente non deve vincere la prova Ragonesi, solo in questo caso sarà uno spareggio per chi se, qualora ci dovesse essere questa sfida. Però c'è ancora Mignolo in corsa che è al quarto posto, insomma è ancora tutto assolutamente da giocare, quindi la miglior cosa per voi è seguirci, sì. E guardare tutte le partite che vi proponiamo e gli aggiornamenti di tutto. Partite ce ne saranno ancora tre, ci sarà un quarto di finale, una semifinale e la finalissima. Tutto oggi, che domani iniziano i pro. Si accontenta di 6 punti e cerca una parificazione Spadaro. Parificazione che non ha trovato, si espone a questo traversino di Ragonesi. Penso che qui Andrea ne giocherà una soltanto, o di mezzo colpo. Mezzo colpo mi piace di più. Questa forza un filo meno, però è anche vero che quando la battente genera così frontale rispetto all'avversaria termina la sua corsa nell'angolo, e quindi diminuirla leggermente di forza non è una brutta idea. E poi questo pallino, diciamo, gli allarga lo specchio del castello. Certo che se si Bravo. Fa il gancio così, bravissimo Spadaro. 6 punti per Spadaro, 19-11 il parziale, 1-0 per Ragonesi, il computo dei 6. Risponde palla in chiave difensiva per Ragonesi. Non difende. Spadaro già avanti 19-11 a questa opportunità. Filotto o di prima intenzione in candelare di seconda, la porzione è lì vicina tra le due esecuzioni. Non penso abbia tirato questo, ha tirato nel mucchio, come si dice. Gli è partita senza effetto e di conseguenza ha incrociato, ma nella sua intenzione non penso ci fosse stato questo incrocio. Intanto vediamo la classifica aggiornata in sovraimpressione, sta per arrivare. È parziale con i risultati già di oggi, è in corso. Mirko? Dopo la prova di Cusago è questa, non ci sono i punteggi già che hanno acquisito oggi.
Quella non possiamo. Allora, Daniele Montereale era primo, poi vedete al secondo posto Riccardo Nuovo, Ciro Rizzo Davide a distanza di 4 punti e c'è anche mezzo. Paolino Marcolini in corsa, c'è Ferrario in corsa. Ferrari ha perso, credo, o no? No, Ferrari è ancora dentro. È ancora dentro. Sono molto indietro. Sono molto indietro, sì. Anche Paolo Marcolini a 122. E insomma, c'è bagarre nella parte alta della classifica. Diciamo, sono ancora tutti dentro tra i primi sette, tranne Montereale. E Ruffa per Spadaro che esaspera un po' l'ingresso, non trova difesa, però quel pallino lo difende tanto, non lo difende sul filotto di seconda, ma lo, diciamo, può offrirgli poi una conclusione di replica qualora lo dovesse intercettare. Sì, esecuzione che tirerà probabilmente a incandelare da sotto, dalla scarsa, eccola qua. Per evitare il pallino e magari prendere il filotto di rientro in terza. Questo è un capolavoro. Per pochissimo. Questo è un autentico capolavoro. Per pochissimo non riesce a fare il disegno voluto. Perfetto, proprio esecuzione di scuola. La battente che attraversa la mezzeria del biliardo quando l'avversaria sta risalendo di seconda sotto i birilli e poi si accomodano entrambe nella mezzeria longitudinale. Tutto perfetto. Mancato solo il realizzo, che a questa forza chiaramente è un pochino più difficile, la palla incandela meno. E forse si salva all'ultimo tuffo Spadaro, si china Aragonesi per vedere se c'è la porzione giusta per fare filotto, ma non penso che ce l'abbia a stecca bassa. Sì, sta inclinando. Deve leggermente parabolare. Forza bella anche per la difesa con un pallino che aiutava tanto. E invece no, gli è rimasta corta. Giro per Spadaro. È impostato. Palla piena. 4 punti a ringaruffare. Ringaruffa verso il pallino. Vediamo se riuscirà a marcarlo. Se avesse preso il rosso... Sarebbe messo proprio dietro. Quasi dietro, sì. Sicuramente ci sarebbe arrivato, che la gialla avrebbe fatto meno strada. Comunque un'ottima esecuzione e una risposta invece problematica per Ragonesi, che deve trovare l'ingresso sulla bianca e affondarla alla sponda corta opposta. Così. La forza leggermente scarsa, Spadaro lascia andare il braccio. 5 punti sono un buon bottino, anche perché è avanti 20 e adesso anche un rimpallo discretamente benevolo per lui di calcio. Io andrei di calcio. Dalla lunga sulla porzione grossa a fargli fare la Z, la bianca. Sì, se la prendi un po' più scarsa fai centro a centro. Non la pensa come me Aragonesi. Traversino, prendere una porzione scarsa e andare in corta non è affatto semplice. No, anche perché sono distanti e anche la forza non è facile da dare qua. Quel pallino. Un traversino di prima intenzione, impatta il pallino da 3 che arresta la corsa della biglia di Spadaro e si propone di sfaccio Aragonesi. La palla che odio io, quella. Spadaro, ottima l'esecuzione. Ottima anche la realizzazione e la presa di pallino, 9 punti, tutto bene in questo set. In casa Spadaro.
e Garuffa a disposizione di Aragonesi. Deve stare attentissimo alla forza, deve spararla di massimo effetto. Forza è perfetta. Buono il disimpegno per Andrea Aragonesi, ha tardato comunque in questo secondo set, lui avanti di 1, 37 a 16. Al volo di 2, la intercetta dopo una, penso intenzionalmente. E qui una buona possibilità per Aragonesi, se c'entra questo giro a rimanere sulla lunga e gli dà la forza del pallino, può anche finirgli dietro, sai Gianluca? Sì, perché il giro nasce dal quadrato alto, quindi finisce, la bianca finisce un po' più verso il centro del biliardo. Solo 4. Solo corta. Sì. Corta ma non cortissimo. Però pensavo che ci arrivasse dal rosso a risalire, sai? Sì, ma effettivamente... Dato che eravamo a chiedere. Ci sarebbe arrivato. Questa è una forza che lo tutela molto. Spadaro. D'appoggio. E questa invece non mi piace. Anche se è un bell'appoggio. Qui c'è sia traversino di prima, discorrente ammortizzato a portare la bianca a 2,5 diamanti sulla lunga di sinistra, sia di seconda. Di calcio la vedo difficile tanto. Di seconda di colpo sotto a richiamare la battente. Traversino di prima è un tiro fantastico, qui è quasi di misura. Me lo fece vedere Belluta questo traversino, eccolo qua, si è fidato, filo grosso. Un filo grosso. Comunque la porzione di palla, qualora l'avesse a disposizione Spadaro, no, punta, quindi la vede anche grossa. Gioca giro di colpo e pallino 4. Traversino di colpo e pallino 4. 4 preso, raggiunto. 4 che sono davvero importanti per portarsi oltre 50 e quindi mettersi in chiusura quando Aragonesi mancano 40 punti per arrivare ai 60. Giro per Aragonesi. Ancora 4, gli sta dando il minimo adesso il biliardo. Arriva ad ingaruffare. Ottima la qualità esecutiva. Spadaro qua non deve scomporre il gioco, garuffa. Una buona forza. Ancora sui birilli, 2 punti per lui. Occasione per Aragonesi, non semplice. Qui non deve preoccuparsi troppo della rimanenza. La rimanenza deve essere lasciata anche un po' al fato. Un'esecuzione cospicua potrebbe arrivare a preoccupare un pochino Paolo Spadaro, che comunque ha più 29. Sei punti in totale. Bella esecuzione, eh? Altra steccata maiuscola. Gli ha detto anche malino. Perché se l'è portato via a braccetto, sì. Quel pallino. Quindi ci è rimasto proprio davanti. Basta. L'avesse spinto via, insomma. Sicuramente poteva non perdere il pallino al tiro successivo qui, o di 3 o di 4. Basta toccar biglia per Spadaro.
eccoci. Questo è un errore abbastanza grave per Spadaro. Questo è un errore abbastanza grave perché concedere biglia libera a Ragonisi. Akita da questa parte. Akita da questa parte. Ragonisi accetta la biglia sul posto. Sì. Gioca a scendere. Giocarlo a scendere, eh sì. Perché al punto, se la mettesse al punto, non lo potrebbe più giocare a scendere. Alla fine non decide per giocare a scendere. Gioca di colpi in testa tre corse a cercare di rispettare il pallino. O a levarlo con la battente. Ne scarseggia qua Ragonisi. La giocata addirittura a mo' di sventaglina di tre lunghe. Buonissima la conduzione delle biglie, altrettanto buona la forza. È chiaro che diminuendo la forza l'efficacia del colpo in testa si perde un pochino. Buon Spadaro che tira un sospiro di sollievo dopo l'errore sul tiro precedente, ne ricommette subito un altro al tiro dopo. Ancora fallo di Spadaro, 40-53. Sventaglina. Anzi, 38-53. Sventaglina con un pieno diventa pericoloso. Ora di sventaglina si può fare 4, si può fare 2. Si gioca anche così bene la sventaglina, sta riproponendo, e qui ci sarà un po' di problemi per l'arbitro nel tirare fuori quel birillo. Sta riproponendo la forza una delle forze vincenti a Gallipoli, queste tre corse che ha naturali nel braccio. Un po' strano per un ragazzino, perché poi di ragazzino si tratta, che di solito sono un po' esuberanti. Esatto. Difficile fargli tenere le forze basse, sì. Invece generalmente piano non tirano, diciamo così. Qui è nevrosi. Questa è nevrosi. E buon per lui che questo fisso qui. Il bello è un'altra cosa. Sì, però insomma 53-20 avrebbe messo la firma Ragonisi per andare a battere un fisso, sì. In 53-44. Sto pensando a come lo potrebbe giocare. Non c'è quella proporzione lì. Ad alzarsi un po'. Cammina troppo la tua. Guarda dov'è e l'ha già presa scarsa. Se avesse preso il tiro era difficile quella proporzione. L'ha già giocato molto bene, sicuramente. Spadaro alla ricerca di una marcatura. Chissà se gliela fionda, gli può far partita. Se la vede, non la vede. Io penso non la veda. Ma dal 15 dal 15 al 10 non si dovrebbe vedere. E poi mi sembra anche la bianca leggermente più interna. E poi qui, dopo, anche se tu la dovessi vedere, giocheresti tutto per tutto. No, giocherai questo. Ne ho giocato uno di tutto per tutto con Paolo, ho preso il birillo. Ho levato un birillo. Vabbè, se ti dava fastidio, potevi chiedere anche di fartelo levare prima. Cioè, Paolo poi è un amico, sicuramente sì. L'avrebbe concesso. Spadaro sul largo, su questa garuffa.
Mi si è salvato Garuffa anche allora per Aragonese. Sta tendendo una minima occasione per togliersi da 53. Sì, perché ormai è a qualche tiro. Però Ragonesi c'entra questa Garuffa. 56 a 53. Questo è, come si dice, un dritto nelle gengive. Questo fa male, ma male tanto. Spadaro salta, Miriam. Ripeto, questa, e io sono un campione del mondo in questo senso, questa è proprio nevrosi. Decide per l'Akito, perché se ci va la bianca è scacco matto. Se la bianca va lì, vediamola dall'alto, e ci va comodamente, scacco matto, vince Ragonesi anche il secondo set. Certo, un errore su un appoggio dove prendersi anche la parte superiore, Gianluca non voleva dire assolutamente niente. Guarda come l'ha pagato. Bastava toccare palla, sì. Ma bastava toccare palla anche sulla parte superiore, anche a lasciare il fisso, 20. Anche a cascare sul biliardo tirante. 53 a 20, Gianluca, non c'è bisogno di salvare il mondo, c'è bisogno di toccarla e basta, mettersi anche a 56, lasciare fisso. Posso darti la giustificazione? Un po' di sufficienza. A volte succede. A volte succede, ma generalmente per farti analizzare quanto paga la sufficienza anche. Eccolo qua, guarda, ce lo sta facendo rivedere nel two box Mirko Bianchi. E tra l'altro è un errore. Mirko, ci confermi che fosse 53 a 20? Guarda. Ah, non ce l'hai a schermo il punteggio. Ma secondo me era su per giù così, Sì, forse comunque 24, aveva fatto il giro da 4. È comunque era 24, sì, perché aveva fatto il giro a ringaruffare da 4. È comunque un punteggio dove bisogna stare attenti. E qui c'è da vedere la reazione di Spadaro, perché ora premetto quanto sempre da attenti da qua seduti, eh. Eh sì, parziale poi di 40. Ha fatto un parziale da 40-0. Vediamo se Paolo ha ancora la voglia. Bravo. Perfetta questa, Sì, per lo spondiglia che lascia. Sai che in quella posizione specifica non mi dispiace il 3 di calcio. Brutto questo spondevigliano. A me no, però. No, ragione, è brutto questo spondevigliano. Sì, allora. Sponda palla è insidioso. Si può sbagliare anche a conoscere tutte le insidie perfettamente. Eh sì. No, ma ti dico. Te lo dico perché ne ho giocato uno oggi. La tua conoscenza sugli sponda quad è quasi pari alla mia conoscenza delle tre sponde, eh? Anche se sei un po' migliorato, ma insomma. Tu sul tre sponde no. Perché io ho parlato sullo sponda quad, sei tu che non mi hai parlato delle tre sponde. Poco. Non te ne ho parlato poco. È che quando ti metto di qua due numerini in croce. I numeri. Sul pallino, Ragonesi. No, rispetto a pallino, lo piglia di seconda che non serve. Tanto valeva prenderlo di prima. Sai però che questa soluzione sul pallino non l'hanno ancora presa? Eh sì, io lì sto sul pallino tutta la vita, anche perché sai da che lo vi? Le probabilità per me di fare una drizzata di seconda e terza sono molto basse. Esatto, il pallino si prende meglio. Bravo, bravo, bella analisi. Sai da chi l'ho vista la prima volta questa ricerca? Sui tanto Ferrari o Passatuno contro Alibrandi? Sui pallini? Da Nicky Cammarata. E all'inizio, ti dico la verità, un po' scioccamente e da giovincello pensavo fossero combinazioni.
ho capito dopo che combinazioni non erano. E qui Spadaro forza questo angolo con poca convinzione. E rimane non dritto di più. Ma c'è a spingere, non è impostato un velo largo. Capito? Sì, ma la tocchi di un grammo di effetto a destra, fa tutto lei questa palla e si accovaccia alla sponda. Infatti l'ha voluta un filino esagerare, però. Sarei stato probabilmente con più effetto. Non era neanche brutta giocarla a stopparsi lì ad andare 10-10. Ma ti dirò che ad andare avanti sì, c'era perché l'ha fatta, però non era così comodissima, a parer mio. Tanto Rizzo avanti con Giachetti anche al secondo set dopo aver vinto il primo. Auletta avanti su Scorza. 4 punti marcio per Spadaro, ma lascia traversi. Punto non marcio, marcissimo questo qui. Però quel pallino lì, ecco le statistiche del secondo set, vedete in arancione sono i punti di Spadaro. Bravo. Mentre in blu sono i punti di Ragonesi. Vedete com'è parallela, era 53 la retta di Spadaro e com'è esponenziale verso l'alto la retta di Ragonesi, che passa i 60. Traversino di calcio per Ragonesi, 7 punti. Non si salva su questa 2 di volo. Sai cosa ho notato con queste biglie su queste 2 al volo? Che quando sono così aperte è quasi indispensabile l'effetto contro. Arrivi proprio qua, non arrivare con gli angoli corretti ti fa pagare questo tiro molto molto spesso. E subito sul filotto Ragonesi, 10 punti. E accovaccia la sua biglia alla buca. Esecuzione quasi senza effetto. Se Spadaro non tira fuori qualche coniglio dal cilindro, ma qua sarebbe un belle protto, No, ma non in questo frangente, ma in tutto il proseguo del set. No, proprio in questo match serve un belle protto, dicevo, un coniglio mi sembra troppo poco. Qua rimane addirittura di fisso. Di 1,5. No. Ah no, proprio. Riportare tutte e 2 le biglie in buca. Sì. Qui non se l'è guardata molto. Spara Ragonesi. No. Ecco, questo secondo me, a parte che non so quanta ne vedesse. Ne vedeva poca, c'era il birillo. Cercato di portarle tutte e 2 nella buca, affidandosi un po' al caso. No, probabilmente stando attento aveva la porzione per il pallino. Per fare una specie di filotto, arrivare a pallino che poteva costituire un ostacolo, no? Non lasciava proprio campo libero. Qui angolo di prima Costeola per Spadaro. L'angolo di prima è un sogno, penso, Impostato tanto largo. Impostato di seconda questo angolo qua. Di prima a fattiva trovare. Fattiva di calcio. Effetto a destra. Bravo, bravissimo Spadaro. Non bravo, tre birilli per punti. Lui, capolavoro di Spadaro. Buona, bella come steccata, colpettino velocizzato di polso. 30-21, sta in scia Spadaro. Gancio di leggerissimo effetto contro, quello che dovesse vedere la battuta. Buona la forza, sì. Che imprima il tiro. Non ha tagliato, se avesse tagliato l'avrebbe fatta, sarebbe entrato. La steccata comunque c'è, è bella questa qui. Forse un filino più lunga lo vuole questa esecuzione, però è una specialità della casa per Spadaro, gancio leggermente stretto. Spadaro mi piace tanto le steccate che ha nelle
nelle palle di sponda. Mi piace tanto in genere, però nelle steccate di sponda è davvero bravo. Bricolla per Agonessi. In copertura al centro, Andrea. Non male anche questa. Considerando anche il fatto del feeling non eccezionale al termine della secondo set sulla garuffa per Spadaro. Feeling decisamente ritrovato adesso su questa esecuzione. Bricolla di leggera parabola probabilmente per Ragonesi. Sta chinando per vedere quanta corta riesce a colpire e capire quanto inclinare la stecca, neanche più di tanto. Al cuore. 6 punti che lo portano a 36, capolavoro di Ragonesi. E adesso bricolla, penso quasi a stecca piatta. Com'era? Al cuore Ramon. Parabola per Spadaro. Stretta. Che ha alzato tanto. Secondo me aveva anche la guida della parabola precedente di Ragonesi. Era per un male molto simile. Sì, è una bricolla con quella partenza sempre un po' traditrice anche nello stimarla. Ancora buona l'esecuzione di Ragonesi. Tiene a riposo il braccio di Spadaro. Mi chiedevano giusto ieri, in un messaggio che mi è arrivato ieri sera, se potevamo dare un riferimento per quanto riguarda la bricolla, proprio in una situazione del genere. E io vi do un consiglio più che un riferimento. Cercate di capire anche le diagonali per il birillo rosso generalmente, con la battente non che genera dall'angolo, ma che genera da accanto al castello dell'italiana. Quindi prendetevi anche questa linea in più come riferimento. Generalmente è una battuta più stretta che rispetto alla partenza dall'angolo di circa una palla, di circa due punti. Intanto stretta non è questa conclusione di giro di scambio per Ragonesi, che sta disegnando traiettorie su traiettorie perfette su questo tavolo, e anche con poco morale. Spadaro 46-21 nel two box replay di questo giro, impeccabile il rosso solo. Guarda, da un errore che cosa è venuto fuori? È venuto fuori una partita a senso unico, Gianluca, e qui ci può mettere il timbro conclusivo Ragonesi. Che fa anche questa, 4 punti. Dire. Questa non era semplice. 50-21, anche perché aumentare tanto la forza, sì, non avrebbe fatto stella, certo avrebbe fatto forse il rosso aumentando la forza, però un controllo a questa distanza della forza, della precisione sulla porzione da prendere, tutto perfetto. Se li mettiamo insieme i punti dell'altro set è un parziale di 90-21, Gianluca. Davvero. Poi ha un nazionale quotato come Spadaro, non sì, tra l'altro. Non è una terza o seconda categoria, con tutto il rispetto per le seconde e terze categorie. Mai un giro a vuoto, anche il pallino da 4 con un po' di fortuna qua. Qui però potrebbe rilanciarsi su questa Ragonesi. Deve fare lo stessa rimonta che ha fatto prima Ragonesi a lui.
però con una condizione psicologica assolutamente diversa. Sì, diciamo un che tantino, è leggermente pesantuccia come situazione. E poi quando non fai neanche una steola, sì, la puoi fare, ma insomma poi puoi guadagnare una biglia libera, ma non te le metti in tasca. Sai che l'ho valutata, deve giocarla, che... deve giocarla da carambola. Cioè deve giocare la riunione da carambola, in modo tale che la biglia gialla e la biglia bianca si avvicinano entrambe al pallino. Quindi prendere quasi piena nella parte superiore. Bravo. No, così è un manicomio. Di calcio. Così ma vai sotto di spondi, uno qualcosa spin. Di spondi. Finita. Salvo, oddio, da guadagnare questo fisso. Ma si può tirare anche traversino. Esatto. Sullo stretto si fa 5, ma no, forse 5 non si fanno. Ma insomma. Ti ha sentito. Si mette a 57. Sei visto come non si è, non l'ha guardato neanche il fisso, no. Perché non capiva dove andava con la sua, sì, biglia, no, non può e allora ha tirato traversino, ha badato bene a fare sicuramente 3. Qui deve fare un super miracolo. È peccato sbagliare. Per lui che non la possa tirare di sponda, perché poteva essere, se la poteva tirare di senza effetto di misurissima, tanto hai perso. Ah beh, sì, certo, non è... Guarda cosa ha tirato che fuori. Che bravo Paolo. Forse si congeda così da questo incontro. Però grande rammarico per il secondo set per Paolo, che ha perso un set incredibile. E Ragonesi con questa bricolla da 6 punti accede al quarto di finale. Tutti in piedi per Andrea Ragonesi, un match strepitoso, certo da 1 a 10 ha pesato 100 quel secondo set, sì, quello perso con una svista da Spadaro. I replay di tutto questo incontro, un traversino da 13, qui siamo al primo set per Spadaro. Qua una bella replica di Spadaro su questa conclusione di filotto di seconda e terza, uno striscione qui, qualità con questo striscione andato a 55 nel primo set. Poi ancora altri replay qua alla chiusura del primo set, assolutamente senza timore anche in chiusura. E qui bella questa esecuzione di Spadaro, e quando ha preso un sacco di vantaggio è arrivato fino a 53 e poi dopo Ragonesi è 40. Successo questo, ecco quello che vedete sul 53-24, ha lasciato questa biglia e questa è la chiave del match. C'è stato un parziale, è un tiro che va a decidere tutto. E qui siamo già all'ultimo set decisivo per la vittoria di Spadaro. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, però non scollegate assolutamente i PC o gli smartphone, perché tra poco avremo un quarto di finale, ancora lo dobbiamo decidere insieme alla direzione di gara. Questo è il penultimo tiro che vi proponiamo, successivo a questo ci sarà il tiro di chiusura di... prima questo giro e poi il tiro di chiusura sulla bricolla di Ragonesi. Da Nicola Biondi, Gianluca Nascimbene con la regia di Mirko Bianchi, Fibis TV. A più tardi.